Do subito il benvenuto a Carlo Vallotto, metalliPreziosi.it. Buongiorno Carlo, ben ritrovato sulle fonti. Grazie Alexandra, grazie per l'invito e buongiorno, buona giornata a te. Sempre piacere averti con noi Carlo. Innanzitutto partiamo da un commento per quanto concerne le dinamiche sui prezzi del petrolio, perché stiamo vedendo delle oscillazioni, anche se ho sottolineato in più occasioni che comunque un rialzo dell'1% o poco più non è chissà che cosa, visto che ci siamo abituati ad un più 5, più 10% addirittura. Che cosa e che condiziona il movimento di oggi? Oggi naturalmente c'è un po' un rimbalzo tecnico, quindi insomma dopo la perdita di valore insomma delle scorse giornate, dove appunto come hai appena ricordato tu avevamo visto un deflussi, perdite insomma a cifre percentuali piuttosto ampie, 6, 7, 8% addirittura insomma anche nell'intraday. Oggi il mercato sta cercando, ieri e oggi insomma il mercato è un po' rimbalzato, l'area dei 100 dollari è molto importante insomma per quanto concerne diciamo l'aspetto tecnico. Un po' tutto ruota attorno insomma a quello che sono le dinamiche, principalmente le dinamiche insomma di attriti tra la geopolitici, quindi l'invasione della Russia all'Ucraina. Quindi ecco, tutto questo in qualche modo sta spaventando gli investitori, perché diciamo non sono in grado di nessuno è in grado in questo momento di prevedere insomma quello che potrà essere il futuro. Quindi ecco, grande la volatilità, moltissimi volumi anche nel settore delle opzioni, proprio per coprirsi da eventuali movimenti esageratamente volatili proprio nel mercato del petrolio. E quindi ecco, movimenti dettati soprattutto da quelle che potrebbero essere le speranze di pace, di diminuzione insomma di questa crisi geopolitica. Se questo dovesse avvenire, naturalmente ecco, ritornerebbe un po' la quiete dopo la tempesta nei mercati. Al momento naturalmente un po' tutte le materie prime stanno in qualche modo pagando o prezzando insomma questo rallentamento insomma delle tensioni. Ecco, vorrei andare verso il nostro secondo titolo, Carlo. Noi non facciamo guessing ovviamente sulle fonti, anche se sui mercati si specula e come. Ci piace speculare, diciamoci la verità. Quali sono, diciamo, le tue aspettative dall'appuntamento di domani in un momento estremamente delicato a livello di geopolitica ovviamente? Poi già sono stati chiari i ministri dell'energia degli Emirati Arabi Sauditi, degli Emirati Arabi e poi dell'Arabia Saudita, e dunque lasceranno fuori la politica dalle decisioni sulla produzione. Come interpreti queste parole in numeri? Esattamente, il presidente dell'OPEC Barkindo ha detto a chiara voce, insomma a chiare lettere, non prendete decisioni di pancia, ma ragionate insomma con quelli che sono i parametri domanda offerta insomma. Quindi ecco, anche riferito in particolar modo all'America, Biden ha chiamato più volte insomma l'OPEC, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, insomma tutti i paesi filo americani e anche non insomma, per cercare di fare pressing insomma su quelle che sono la fornitura di petrolio, insomma aumentare la fornitura. Lo aveva fatto già nei mesi scorsi precedentemente insomma ai venti di guerra che ci sono oggi. In questo momento naturalmente che cosa ci si può aspettare? Io credo che insomma l'OPEC, dove ricordiamo insomma c'è anche l'OPEC Plus, dove c'è la sedia della Russia, insomma la partecipazione russa che è molto molto importante, la Russia che comunque racchiude tutti i paesi a lei sottostanti, quindi Kazakistan, Uzbekistan, insomma tutti i paesi di petrolio, produttori di petrolio. Che cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare verosimilmente che rimanga lo status quo, ovvero l'aumento già prestabilito, già quello che è successo nelle precedenti riunioni mensili, ovvero l'aumento di 400.000 barili di petrolio. La capacità inespressa è abbastanza bassa, insomma, quindi non c'è molto, molto da fare da questo punto di vista. Insomma, qualcosa si può limare,
Ecco, diciamo che potrebbe essere che la decisione rimane quella di percorrere la strada precedente oppure di aumentare comunque leggermente la fornitura di petrolio a mercato, ma indipendentemente dalle scelte, dal pressing americano. L'Europa vuole un po' rimanere fuori, insomma, abbiamo sentito la settimana scorsa non esserci una decisione comune sulle sanzioni alla Russia per quanto riguarda l'energia. Comunque continua a importare circa 800.000 barili di gasolio, di diesel proprio per l'autotrasporto. Insomma, c'è anche stato un alert nella scorsa settimana proprio per quanto riguarda la produzione e la vendita di gasolio per autotrazione. Insomma, una situazione piuttosto complicata. In questa si innesta ancora una diminuzione di produzione del Kazakistan dopo una tempesta ha rovinato molti impianti. Poi gli attacchi, insomma, terroristici in Arabia Saudita, il tutto sotto il problema della, tra virgolette, diciamo così, rinnovata pandemia, lockdown in Cina, e questo, insomma, ecco, tutto questo per mettere in entrambi i piatti della bilancia domanda-offerta, quali potrebbero essere a favore della domanda e quali potrebbero essere a favore dell'offerta. In questo momento, presumibilmente, la domanda potrebbe diminuire, e quindi, ecco, gli investitori hanno, insomma, sentito questa. Percepito questa informazione del mercato, ecco che i prezzi dai 130 dollari sono scesi fino appunto al livello di prezzo dei 100 dollari. Non perché mi voglio dilungare, però ecco il fatto stesso, proprio come dite voi, come c'è scritto nel titolo, insomma, lasciamo fuori la politica dalle decisioni sulla produzione, diciamo, è quanto più vero proprio nel settore del petrolio. In effetti, come dici te, molto probabilmente non ci saranno dei cambiamenti. Attualmente, almeno negli ultimi mesi, l'OPEC è rimasta, diciamo, un po' indifferente alle richieste di Joe Biden. Perché loro hanno detto precedentemente che le dinamiche sulla domanda e l'offerta non sono mai cambiate. Ora probabilmente ci sarà un cambiamento piuttosto marcato. Poi vedremo cosa decideranno di fare, vedremo se l'Iran effettivamente rientrerà sul mercato, perché questo potrebbe essere anche un game changer per quanto concerne la cosiddetta supply. Per quanto concerne diciamo i prezzi, ci sono state delle occasioni perse a tuo avviso di entrare sul mercato, anche perché sono tornati di nuovo sopra i 100 dollari per barile entrambi i benchmark, e ieri avevo visto il WTI per proprio un istante sotto i 100 dollari. Beh, occasioni perse, diciamo di no, nel senso che quando il mercato è estremamente volatile, estremamente nervoso, insomma è difficile, a meno che no, chiaramente non ci siano delle strutture, delle strategie molto ben strutturate, insomma non è sempre facile riuscire a gestire il rischio perché, come abbiamo visto prima, come abbiamo detto prima, insomma, la grande volatilità potrebbe aver messo in difficoltà, insomma, i margini, la marginazione per aprire posizioni, cosa che comunque è successa per i grossi investitori, perché il mercato ha delle proprie, i mercati, le borse delle merci, insomma, hanno delle regole piuttosto precise, insomma, aumentano molto i margini nel momento in cui aumenta la volatilità, e quindi, ecco, l'abbiamo visto lo scorso anno nel mercato dell'argento, quando ci fu il famoso ingresso di Reddit che movimentò il mercato. L'abbiamo visto nelle scorse sedute sul WHIT, e quindi ecco, occasioni perse direi di no, anche perché il mercato, insomma, ogni giorno ci dà delle buone possibilità. Naturalmente, ecco, se proprio dovessimo valutare dal punto di vista tecnico, ecco, un rimbalzo sui 100 dollari potrebbe, insomma, essere stato appetibile. In questo momento, naturalmente, un po' tutti gli indicatori tecnici, insomma, il movimento tecnico del mercato viene un po' disatteso, le correlazioni, insomma, sono un po' saltate. È chiaro che quando ci sono delle grosse movimentazioni, lo si vede anche dal grafico, vedete come prima il percorso era abbastanza lineare, poi nelle ultime
20 sedute, proprio la parte destra del grafico. Vedete come c'è stato questo picco rialzista, ribassista dei prezzi molto, molto elevato. Quindi, insomma, ecco, è vero che ci sono state delle occasioni, però è anche vero che ci si poteva far molto male. Quindi, ecco, io diciamo propendo più per una gestione molto attenta, insomma, di quello che è la liquidità. Allora, è molto interessante il comparto delle materie prime, non solo il petrolio. Intanto rapidamente ti chiedo un parere sul gas naturale. Vedo entrambi i benchmark al rialzo, ovviamente il Henry Hub, ovvero il gas naturale negli Stati Uniti, a 5,37 dollari per British Thermal Unit. Invece il TTF, almeno sulla mia piattaforma, lo vedo un po' inchiodato sui 109 euro a megawatt l'ora. Non so se questi sono effettivamente i valori aggiornati, 5,34% di rialzo. Ecco, rapidamente un parere sul gas naturale, che cosa possiamo attenderci visto i cambiamenti, visto i patti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, specie per il gas naturale liquefatto, e poi ci spostiamo verso le altre materie prime, se vogliamo anche i metalli preziosi, molto interessante, specie le materie prime agricole, poi vi dico perché. Sì, il gas naturale, insomma, il settore del gas, l'energia, quello che stiamo dicendo, insomma, da tempo, l'energia naturalmente sotto il mirino, sotto i riflettori, insomma, ecco, entrambi i benchmark, il gas naturale, soprattutto che è quello contrattato dai trader, anche i retail. Sotto osservazione, 5 dollari era 5 dollari per milione di BTU, era un livello chiave ciclicamente. Questo è un periodo abbastanza che tendenzialmente abbastanza tranquillo, se vogliamo così dire. Insomma, dopo l'approvvigionamento estivo dello scorso anno, naturalmente tendenzialmente ciclicamente, insomma, il mercato del gas, il prezzo del gas in questo momento dovrebbe essere relativamente debole. Così non è, naturalmente, come abbiamo detto poco fa, un po' le situazioni del mercato sono state capovolte. Quindi, ecco, poi c'è tutta una situazione, appunto, di forniture, di rinnovamento, insomma, del natural gas. Anche il TTF in Europa potrebbero arrivare i grossi carichi di gas liquefatto, non soltanto da parte dell'America, il gas americano, ma anche e soprattutto il gas australiano, di cui ricordiamo l'Australia essere tra i principali produttori, appunto, di gas naturale liquido. Mancano ancora le infrastrutture, è un percorso piuttosto lungo. Nel frattempo qui si innescano anche le politiche green, quindi portare avanti tutto quello che è la politica green, ecco, un mercato piuttosto in grande fermento. Assolutamente sì, vorrei passare verso l'oro, ma soprattutto ti leggo la domanda di Alberto. Buongiorno, è il momento di entrare sull'oro, grazie. Beh, il momento di entrare sull'oro, diciamo che in questo momento, insomma, ecco, dipende, bisogna sempre fare una distinzione, naturalmente. Bisogna vedere l'arco temporale di investimento. Livelli interessanti: 1920 dollari, 1915 dollari, un livello di supporto importante. Quindi, ecco, io credo che in questo momento, nonostante la forte volatilità, sarebbe eventualmente possibile. Abbiamo visto anche ieri, insomma, una discesa nuovamente sotto i 1900 dollari, quindi con un minimo a 1890. Da di lì è ritornato violentemente, velocemente, insomma, sopra i 1900 dollari. È tutto un mercato con un meccanismo estremamente volatile in questo momento, perché abbiamo da una parte il problema, naturalmente, delle tensioni geopolitiche, dall'altra parte, ecco, gli investitori si stanno veramente focalizzando su quello che è il percorso dell'inflazione, tutto ciò che riguarda la Federal Reserve. Quindi, ecco, normalmente, ecco, per chi ha vissuto con esperienza come sottoscritto, insomma, ha un buon bagaglio culturale per quanto riguarda i movimenti di mercato. Normalmente, ecco, quando ci sono questi grossi movimenti rialzisti, come abbiamo visto, 2070 dollari, entro un mese e mezzo, grosso modo, insomma, i prezzi tendono a ritornare al ribasso. Quindi, ecco, la zona dei 1900-1880, insomma, dovrebbe essere una buona zona dove poter, insomma, eventualmente approntare una strategia,
di medio-lungo periodo, ecco. Per quanto riguarda l'oro, naturalmente io lo consiglio sempre, insomma, nell'ambito di una gestione di portafoglio, oro, argento, a protezione dell'inflazione, comunque sono beni rifugio che assolutamente nel corso del tempo hanno dato i loro risultati e li daranno, diciamo, anche nei prossimi mesi. Allora, parliamo di un tema estremamente importante, infatti chiedo il prossimo titolo alla nostra regia delle dichiarazioni. Queste sono le dichiarazioni di David Beasley, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ha avvertito che la guerra in Ucraina ha creato una catastrofe alimentare di portata globale. Parlando al Consiglio di Sicurezza ONU, ovviamente Beasley ha detto che la sua agenzia, che prima dell'invasione russa all'Ucraina il 24 febbraio sfamava 125 milioni di persone, ha già iniziato a tagliare le razioni per milioni di famiglie in tutto il mondo a causa dell'aumento di cibo e carburante e delle spese di spedizione. Un altro dato, prima di darti la parola: la guerra in Ucraina sta colpendo non solo l'alimentazione nel paese, ma anche in altri, come per esempio l'Egitto, che dipende per l'85% dal grano ucraino, e il Libano, per esempio, che nel 2020 ne dipendeva per l'81%. L'Ucraina e la Russia producono il 30% della fornitura mondiale di grano, il 20% della fornitura mondiale di mais e il 78/80% dell'olio di semi di girasole. Ora, io non ho i grafici purtroppo, Carlo, però ecco, vuoi raccontarci la reazione del mercato di questi tre beni di cui ho parlato, perché mi pare che è stata molto significativa. Sì, assolutamente, Alexandra, è stata molto molto significativa. Ricollegandoci velocemente anche al percorso del gas naturale, il gas naturale non lo utilizziamo soltanto per non viene utilizzato soltanto per il riscaldamento e quant'altro, ma soprattutto anche per la produzione di fertilizzanti, oltre al fatto che la Russia è uno dei principali fornitori di un particolare tipo di prodotto utilizzato nel settore dei fertilizzanti. Si pensi addirittura che c'è un tentativo di associazione dei paesi del Sud America, il Brasile, il Venezuela, il Perù, hanno chiesto a gran voce di togliere le sanzioni sui prodotti per produrre e sui prodotti fertilizzanti e sui prodotti per produrre fertilizzanti provenienti dalla Russia, proprio perché i costi sono, non soltanto i costi sono diventati elevatissimi, insostenibili, ma manca proprio materialmente il fertilizzante. Ora, tutto questo, e non dobbiamo assolutamente dimenticare che cosa, non perché dobbiamo essere catastrofisti, ma perché dobbiamo guardare la realtà. Attenzione, perché naturalmente, come appunto ricordato poco fa, le percentuali enormi, importantissime, di produzione dell'Ucraina, adesso i campi, insomma, l'agricoltura ucraina non soltanto è stata lasciata lì proprio nel momento in cui doveva iniziare la semina, ma molti dei terreni sono stati rovinati dal passaggio, insomma, delle truppe, dei carri armati, eccetera eccetera. Quindi ecco, non è che se domani mattina ci dovesse essere una pace, e lo speriamo anche fra 30 secondi, che ci sia un'addizione di pace, però ecco, questo non risolve il problema, non risolverebbe il problema. Ci vorrebbe nuovamente un altro ciclo, probabilmente di rifacimento, insomma, della produzione. Ora, le soluzioni anche dal punto di vista politico, insomma, una crisi alimentare, una catastrofe alimentare, non ce l'auguriamo, perché è chiaramente sarebbe molto 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 peggiore di quello che è stata la guerra Russia-Ucraina, perché chiaramente, ecco, impatterebbe tutto il mondo, insomma, certamente, ecco, bisognerebbe correre ai ripari. Molte sono le ipotesi di soluzione anche per quanto riguarda, insomma, l'Italia, riprendere, insomma, i territori, insomma, in questo momento non coltivati. Si potrebbe fare, insomma, probabilmente, ecco, anche l'Unione Europea ha messo in campo, adesso vado un po' a memoria, mi pare alcuni milioni di euro, alcune centinaia di milioni di euro per quanto riguarda la ripresa, insomma, dell'agricoltura, un po' in tutto. Abbiamo sentito anche degli allarmi da parte delle grandi catene di distribuzione proprio per quanto riguarda l'olio di semi di girasole e altri
e altri prodotti appunto oleosi che effettivamente viene a mancare, c'è la mancanza di produzione. Insomma, questo non per allarmare, però insomma, ecco, diciamo che la situazione non è proprio tra le più rose al di là dei prezzi di mercato, insomma, che abbiamo visto in qualche modo grande volatilità sul grano, sul corno, insomma, soprattutto sui cereali. Il tutto, naturalmente, ecco, concludendo questo lungo discorso, che non, si potrebbe parlarne per ore, naturalmente, il tutto passa, i trasporti, insomma, di questi cereali passano attraverso il Mar Nero, ovvero i porti dell'Ucraina, e in questo momento, insomma, sono state anche in qualche modo colpite molte navi, e quindi ecco, difficile, insomma, poter pensare ad una soluzione rapida di questa giustamente, purtroppo, e speriamo che non lo sia, catastrofe alimentare globale. Grazie mille, Carlo Vallotto, metalliPreziosi.it, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a te e un saluto a tutti, grazie.